Dio santo, mostro, speriamo che non caschi. Posto? Bene ragazzi, prima di partire alla missione di riuscire a fermare il nostro prossimo duello, Chef Pepperjack, nell'intento di catturare la gallina, riuscire a impedirglielo, dobbiamo andare appunto come ha detto Bugs. Sì, lo so che sono cantante, proprio. Però Flippy sai che ti aveva detto che magari ti aveva trovato un nuovo lavoro, mi sa che l'ha trovato, quello di mettere Doom Raiders, giustamente. Ci pensate ragazzi, magari te l'ha aiutato lui. Comunque abbiamo scoperto che ragazzi Doom Raiders mi sa che sono tutti quanti fan degli Skeletons. Pian piano, pian piano li sentiremo tutti quanti, tanto lo so perché tanto dico delle loro battute appunto qui all'Accademia. Che mi sono dimenticata di cosa volevo dire. Mi sono dimenticato di cosa volevo dire. Ah, sì, prima di andare, appunto, dobbiamo andare qui da Max. Intanto, cos'è? Abbiamo trovato la statua leggendaria Chompy nella montagna Chompy. Bella! Bella. Hai un secondo? Ho qualcosa di nuovo per te. Cos? Cos? La torre! Una torre nuova! Beh, grazie! Oggi registriamo la lettera comunque ragazzi, eh. Registriamo la lettera, quindi se voglio, se anzi se ho spazio sul tablet, registro anche i capitoli 6, vado avanti, questo, cos'è? Mi ha dato un diamante. Comunque, ah, non ve l'ho ancora fatto vedere Choppy Mage, ragazzi, non ve l'ho ancora fatto vedere quanto sono stupida. E lo metto, lo... Ah, aspettate, ovviamente lo tolgo e poi lo rimetto. Così sentiamo la sua introduzione. E ve lo faccio vedere anche lui, questo mago. Cosa aspettavate? Ah, la sua musica è bellissima. Ovviamente anche lui ha colori diversi, è blu. Non è proprio bello proprio come cosa, però. Come attacchi c'ha. Aiuto! Aspettate, ho sbagliato tasto. Allora, con quadrato facciamo questo. Diamo le bastonate. Con cerchio si trasforma appunto in Chompy gigante. Che fa le onde di lava. Queste cose non le faceva nel. Ok, con cerchio. Ok. Con triangolo. Triangolo. Invoca dei Chompy. Bello, bello. Belli gli attacchi del Chompy. Specialmente la musica. La musica è la cosa più bella, sono sincera. Quindi con Chompy Mage possiamo anche avere l'aiuto di Chompy, beh, giustamente. Bello, bello, veramente, veramente bello. Guarda, allora l'hanno reso bene, hanno fatto bene gli attacchi di questo nostro vecchio amico. Ok, nel caso comunque ragazzi non abbiate visto invece... gli episodi di Sky Giants, non avete visto il nostro primo vero scontro con Chompy Mage, vi lascio nel livello boss, nell'episodio del boss di Chompy Mage, vi va sotto anche il link dell'episodio di Giants appunto contro il Chompy Mago. Andiamo avanti. Bene, Skylander, sei pronto per andare a sconfiggere lo chef e a salvare quella speciale gallina, come si chiama? Non sbattere, non rompermi la trappola di dietro, Choppy, per favore. Andiamo al santuario della Fenice. Ottimo! E anche se in genere non sono un fan dei volatili, questo sembra decisamente speciale. Da questo punto di vista mi ricorda me stesso. Ok, punta la partenza! C'è un boom per ogni cosa. Capitolo 4, il santuario della Fenice. Tre cattivi, bene. Ragazzi, mi sono ricordato che abbiamo fatto dei cattivi, le faremo quando abbiamo finito la storia comunque. Ve lo dico adesso. Vedere tutti questi uccelli mi ha fatto tornare in mente qualcosa. Cosa diavolo? Tessa, ciao, che piacere. Ti trovo bene. Anche tu non sei tanto male. Andiamo, possiamo atterrare laggiù. Ma
saputo che Chef Pepper Jack stava cercando la gallina Fenice. Sono venuta qui per aiutare a proteggerla. Dovevo sapere che gli Skylanders mi avrebbero preceduto. Proprio così, Tessa. Ovunque il pericolo si nasconda, ci sono eroi come noi pronti ad affrontarlo. E visto che non ci sono altri eroi come noi, dovremo pensarci noi. Giusto. Comunque, che ne dici se io e te andassimo avanti e cercassimo la gallina Felice mentre gli Skylanders pensano ai cattivi? A proposito, ti posso aggiornare sulle ultime avventure di Flynn il pilota. Ti avverto, sono fantastiche. Bene, è tornata anche Tessa, che bello. Tessa da Skylanders la fosse... Appunto, la prima volta che l'ho vista, Tessa, in realtà è stato qui in Skylanders Drop Team, perché appunto Drop Team è stato il secondo gioco che ho preso, mentre Swapos l'ho preso dopo, cioè, quindi Tessa l'ho scoperta con Drop Team. E avevo intuito che venisse a Swapos, però io appunto io avevo, non avevo giocato Swapos, quindi... Vabbè. Apriamo qui, intanto abbiamo trovato subito. Un forziere. Ah, tra l'altro cambiamo Skylander. Cambiamo Skylander, ragazzi. Oggi, visto che siamo nel santuario degli uccelli, non è una brutta cosa, veramente siamo nel santuario dei volatili. Mettiamo un volatile. Una cosa minima. Petvec. Il nostro jetpack di Skylanders versione mini. Dovrebbe essere... A livello 20 anche lui, mi pare che anche lui è potenziato al massimo, sì. Allora, attacchi, vediamo. Potenziato con quadrato, spariamo. Con cerchio, aspiriamo. Come jetpack, con triangolo si decolla. E con triangolo ritorniamo a terra. Hey, Skylander, non è che hai visto delle strane noci da queste parti? Ehi, sono trasparente per caso? No, scioccone, non stavo parlando di te. Mi riferivo alle magiche noci Boingo che crescono. Cosa c'entra qui con le noci? Se una noce. Noci. Metti una in un punto come questo? Kablam! Ponte vegetale istantaneo. Kablam! Cioè, c'è la frica fa boom, c'è adesso Kablam, c'è la base, bada boom, non so chi sceglie. Penso frigo un boom. Ok, abbiamo scoperto che questo, cioè questo capitolo... Vai sempre avanti. Fa ridere Jetpack con sta voce. Volevo vedere se c'era qualcosa qui. A parte un uccello non vedo altro. Vabbè. Ok, ho controllato la batteria. Tranquilli. Ciao ragazzi! Grazie di travestimento, Vabbè, le scene comiche! Olè! Volte. Mi rende nervoso come il Swap Force, lui preferisce le aeronavi, non gli uccelli come Whiskers. Sì, si chiama Whiskers l'uccello. Comunque, ok, no, però dopo vi posso vedere com'è le troppi mezzi, tranquilli che non me lo sono scordata. Però qui c'è una missione per il nostro vecchio amico Buzzer Beak. La missioncina proprio. Però, visto che voglio sentire la sua reazione, dobbiamo cambiare trappola. Mi pare che c'è ancora Buzzer Beak su. Sì. È l'unico cattivo dell'area che abbiamo. Molto bene, vediamo la sua reazione, sentendo che c'è bisogno di lui. Riunione di famiglia! Ehi, Skylander! Questi simpatici volicotteri hanno organizzato una riunione di famiglia. L'unico problema è che uno dei cubi...
cugini Buzzerbeak era rinchiuso nella prigione Scrocchianembi e dopo essere stato liberato ha ripreso la sua carriera criminale. Ma forse con le tue mirabili doti di intrappolatore riuscirai a riportare Buzzerbeak insieme alla sua famiglia per redimersi. Vediamo. Che reazione incredibile, tanto. Benvenuto alla riunione di famiglia, Buzzerbeak. Sono sicuro che gli altri saranno davvero felici di vederti. Che ti dicevo? Felicissimi! Ah, sì, zio Burstein non è potuto venire, ma ti manda i suoi saluti e questo regalo. Oh, che bello. Riunione di famiglia completato. Tutte... Intanto qui rimetto Chanting Age. Ah, devo rimettere Buzzerbeak. Cos'è questo? Il cappello Cabas? È il cappello Cabas in testa. Nido di pappagallo. No, grazie, non voglio dei uccelli in testa. Rimettiamo Chanting Age. Chanting Age. Le cose che... Chanting Age. Vabbè, però ovviamente ragazzi tutti incattivano le loro musiche, ma quelle migliori sono quelle dei Doom Raiders, cioè veramente. Già sentire qual è il Choppy Mage perfettamente in tema col personaggio è bellissima anche. A mio parere. Altro denaro. Ok. Qui gira cosa? Scommetti sì. Ciao tesoro di Daioli, un uovo che sembra quello dell'episodio speciale di Little Einstein che avevo visto da piccola. Quello dell'uccello di fuoco, sembra l'uovo del drago, che in verità è di bellezza, però lì esco il drago blu. Vabbè, chi guarda... Vai con la motosega, troll 2. Che dite, mi hanno visto? Stavo dicendo, chi ha visto Little Einstein da piccolino capirà. Comunque, ho dovuto lasciare un attimo i due troll sullo Shrednaut per prendere l'uovo leggendario, appunto. Tanto c'è. Molto bene, molto grazioso. Adesso c'ho il Team Age in azione. Che è questo? Fatemi! Fa un sacco di danno, eh! Madonna, quanto danno i Chompy Mage! Là! Vediamo i Chompy! Bei tempi! Dai, Chompy, fate qualcosa! No! Deboli come al solito! Shrednaut sconfitto! Metti una trappola tecnica nel portale per intrappolare questo cattivo. E ora che facciamo, Troll 2? Fai finta di niente, Troll 1, come me. Pensi che quel vortice sia una buona cosa, Troll 2? No! Shrednaut intrappolato. A quanto pare ora lavoriamo per il padrone dei portali, Troll 2. Ah, ok, e che facciamo allora? Quello che ci ordina il padrone dei portali, immagino. Ovviamente. Beh, adesso ragazzi terremo loro due del portale. Abbiamo una motosega enorme, lo sai? Sì, lo so, l'ho vista. Tranquilli. Pronti? Perfetto! Via! Lo sapevo che lo facevano! Shrednaut è potenziato. Pensavo un attimo, per un attimo pensavo fosse non potenziato, invece ho visto il colore nero, quindi è potenziato. Allora, gli attacchi sono, come avrete capito, la prima attacco è la motosega. Che se teniamo premuto fa tanto, invece se poi mi aveva sto sono un giro. È vero. E con Cenchi cosa facciamo? Ah, Troll 1 spara a nemici a carte. Intanto, perché non l'avessi ancora capito, Troll 1 è quello che parla, è quello sopra,
E quel Tron 2 è quello con la motosega, che controlla la motosega. Sì. Il Tron 1 è questo qui. Ok. Lì c'è un forziere, non me ne devo dimenticare, che dopo lo prendiamo. Qui c'è altra roba, sì, a parte il fatto che noi facciamo a pezzi le robe senza neanche dover attaccare, perché... Basta. Arrivederci ragazzi, aspettate un momento qui. Mi sa che devo andare di là, tipo. Che sono sti due uccelli? Siamo i prodi piumati, protettori della gallina felice. Non lasceremo passare nessuno. Anche se è un pezzo che siamo qui e ci è venuta una gran fame. Vabbè, vi scavate la fossa da soli comunque voi due, per così dire. Cioè, perché, cioè, vedete, vi dite subito che avete fame, allora cosa faccio io? Vi metto una cosa da mangiare così passo. Noci boingo! Noci boingo! Ecco. In cosa? Beh, comunque, facciamo fuori sti tizi! Morite, stupidi troll! Sai, sì, no, te l'abbiamo usato prima. Lì abbiamo usato prima, scusate, sono due. Ci sono altre armi oltre una motosega, lo sai? Io voglio andare di qua. C'è qualcosa. Non si può passare, che palle!